Riprendiamo con la rassegna stampa, perché questa notizia, che magari è passata inosservata, ma è importantissima. Allora, che questo signor Fini fosse un cialtrone, io lo sapevo da moltissimo tempo. Da Fiuggi? No, prima. Fiuggi è stata la conferma. La conferma che era, plateale, che era un cialtrone, un delinquente, e che, però devo dire che, avendolo io esternato più di una volta, ma anzi molte volte, vedevo che nessuno mi credeva. Adesso buona parte di quelli che non mi credevano ormai sono morti per ragioni di raggiunti limiti di età. E però lui resta comunque confermato a essere un cialtrone. Io sai quando ebbi la conferma? Quando ebbi la notizia che tale Giorgio Almirante lo volle a lui come segretario del gruppo giovanile del Movimento Sociale, malgrado avesse vinto... Antonio! Malgrado avesse vinto le elezioni Marco Tarchi, che oggi è un notissimo politologo dell'Università di Firenze, e questo ti dice moltissime cose e spiega moltissime cose. Comunque adesso io penso che o intercettano per tempo Corallo, hai capito, o questo signor Fini dovrà dimostrare che uso ha fatto dei soldi che ha rubato agli italiani da circa 50 anni a questa parte, ok? E per il momento qui mi limito, perché abbiamo altre cose da dire. Sta arrivando un nostro amico che si chiama Antonio, che è passato e non ci ha visto, non ci poteva vedere stando noi quassù, e allora varrebbe la pena che tu chiudessi questa piccola interiezione e poi... Ma, 8 chilometri? Ma che macchina c'hai? No, non era lui. Ah, ok, un BMW quale? Che 3, 4, 5? Ah, per gas? Ah, ok. Va bene, quando sei qui, allora, stai attento, perché quando sei al 19° chilometro più o meno, devi attraversare la ferrovia, non c'è il passaggio a livello, c'è un ingresso molto stretto, quindi stai attento. Tu incominci a rallentare intorno al 18° e 800, e perché, vedi una costruzione davanti a te. E poi vedi davanti a te, allora sul lato sinistro tuo, perché vieni praticamente da Roma, stai venendo, sul lato sinistro c'è una casa cantoniera. Civitavecchia Roma. E come sei arrivato là? Ah, quando tu sei su via Flaminia e sei al 19° chilometro circa, 18-800, sulla sinistra ti trovi una casa cantoniera rossa, sulla destra, proprio quasi di fronte, anche un po' prima, qualche metro prima, c'è una apertura per girare a destra che passa sopra i binari. Stai attento. Stai attento. È un binario unico comunque. Non c'è il passaggio a livello, quindi stai attento quando attraversi. Capito? E poi appena giri, hai attraversato la ferrovia, prendi di nuovo nella direzione che venivi, cioè uscendo da Roma. Fai 200 metri, c'è una collinetta sulla destra e un edificio grande che lo vedi isolato. Ecco, noi siamo lì. Quindi rallenta, appena dopo la casa cantoniera aver attraversato i binari. Devi ancora andare, potresti uscire anche, bravo, tu devi andare verso fuori, non il cimitero, sotto la galleria. Sì, più o meno sei a 5-6 chilometri, sì. Ok, e quando sei a un chilometro chiamami. Di Malborghetto, e te l'ha ritrovato, te l'ha rintracciato? Pronto? Ah, ok, va bene, ci sentiamo fra un po'. E allora proseguiamo leggendo alcune cose relative a ciò che a noi particolarmente ci interessa.
Allora, questo è un volume che è stato pubblicato nel 2003, dove ci sono una marea di informazioni che riguardano soprattutto l'industria farmaceutica e i servi della medesima. Allora, ma questa frase qua, aspetta che... tutto quello che sai è falso, non riguarda solo la farmaceutica, riguarda qualunque ambito che non sia quello scientifico, perché su quello scientifico ovviamente è difficile mentire. Perché... No, e qui stiamo dimostrando proprio no, quello. Scientifico intendo le leggi della fisica, non della chimica. Ecco. Nella fisica c'è poco da nascondere, la fisica la vedono tutti, il risultato della ipotesi, la tesi e poi la prova pratica di laboratorio. Qui invece è difficile da constatare ed è difficile da provare e quindi anche nella diciamo, disciplina scientifica della chimica farmaceutica tutto quello che sappiamo è falso. Benissimo. Come nella storia, nella politica e tante altre geopolitica e quant'altro ci vogliamo mettere. Guardate che non è soltanto questo libro ma c'è anche quest'altro per cui noi leggeremo al momento opportuno. Ecco, falli vedere tutti e due. Allora, il primo è questo, e queste cose le diciamo per una cosa molto semplice, perché noi abbiamo già parlato di una pazza furiosa che è l'attuale ministro della corruzione, cioè il Ministero della Sanità, che è completamente pazza, basta sentire le dichiarazioni che ha rilasciato, è una persona da internare nel manicomio, ma con la camicia di forza, intendiamoci bene. È l'elettroshock di tutti i giorni. Esattamente. E lei ha dichiarato, dice, ma io vorrei, dice, ma come questi fanno delle illazioni, delle cose, devono esserci delle basi scientifiche. Allora qui spiega esattamente quali sono le basi scientifiche con cui queste persone si confrontano. Io ci ho messo moltissimi segni, cercheremo di leggere qualcosa. La prima ovviamente riguarda un aspetto molto interessante intitolato vaccini e medicine. Allora, verranno di volta in volta realizzati giusti in tempo per permettere ai ceti più ambienti di investire in salute un po' dei loro denari. Avete capito cosa significa? I vaccini sono creati per... Sono speculazioni finanziarie. Esattamente, per prendere gli investimenti. E questo dice tutto. Perché il vaccino? Perché il vaccino, e lo ripeto per le... Infatti, non a caso, tutte le case farmaceutiche sono quotate in borsa. Tutte. Certo. E guai a non farlo. E ci sono anche delle ragioni. Ad esempio, una casa farmaceutica viene quotata in borsa, poi fa un'operazione di marketing. Come ha fatto la Glaxo, che ha scoperto, dicendo che ha scoperto un nuovissimo prodotto. La gente corre contro il cancro. Il vaccino contro il cancro. Le azioni salgono. Dopodiché viene fuori un'altra notizia. Tutto falso, non è vero niente, non ci siamo sbagliati. Sono morti 10.000 persone. Crollano le azioni e comprano e ricomprano. Questa è l'industria farmaceutica. Con i vaccini è ancora più facile fare questa cosa, perché non devi dimostrare l'efficacia del vaccino. Sì. Lo ripeto per l'ennesima volta, se fai un vaccino va bene. Contro la caduta dei peli del pube, okay, è okay. Molto probabile. Aspetta. Che... Antonio! 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 Se fai un Antonio! Vaccino contro... la caduta dei peli del pube, sicuramente te lo comprano, allora io sicuramente diventerà obbligatorio, va bene? E questo per fare un esempio, ma ci potremmo fermare ad altre cose, vorrei finire di chiudere questo aspetto, che è molto importante. Va bene, mo la chiamo. Al nobile scopo di finanziare la ricerca farmaceutica, spostati leggermente. Al nobile scopo di finanziare la ricerca farmaceutica verranno create anche malattie croniche finalizzate a costruire un serbatoio di clienti pazienti destinati a pagare a caro prezzo per il resto della loro vita le prodigiose medicine in grado di tenerli in vita, esattamente come già oggi avviene con l'AIDS.
Toh, un'altra coincidenza. Ma come siamo fortunati oggi? L'industria farmaceutica ha come propria missione quella di cronicizzare le malattie dei pazienti. Anziché curarle, per l'industria farmaceutica sarebbe un disastro se tutti guarissero davvero dai loro mali, come giustamente professa anche Beppe Grillo nei suoi sermoni underground, divenuti in Italia ormai uno dei culti della rete. All'epoca, Beppe Grillo all'epoca, oggi Beppe Grillo politico ha dovuto fare alcune concessioni. E quando in futuro l'industria per la cura delle malattie potrà lavorare a braccetto con l'industria per la generazione delle stesse, ne vedremo delle belle, ma siamo certi che non le stiamo già vedendo. E così l'industria per la creazione delle malattie va a braccetto con l'industria per la guarigione o per la prevenzione delle malattie stesse. Tant'è vero che i vaccini per prevenire certe strane malattie che sono già sparite dalla faccia della terra, ripeto, dalla faccia della terra, questi vaccini sono congegnati per far venire altre malattie. E ricordatevelo bene, cari amici, e con questo io al momento chiudo il mio intervento, perché dovrei dire tante altre cose. Vediamo se, perché qui parlano anche della SARS, un'altra malattia assolutamente inventata, e vediamo un altro punto. Un altro punto che tra l'altro ho scritto qui, l'invenzione del deficit di attenzione iperattivo. No, questo si inventano le peggio cazzate. È stato fatto con lo scopo sempre di interferire sui bambini. E perché? Perché certi prodotti che l'industria farmaceutica ha dovuto ritirare dal commercio perché definiti droghe pericolose, sono stati... No, ma il bello è che queste droghe pericolose le ritirano in tutta Europa e in Italia rimangono in circolazione. No, il Ritalin ad esempio è stato tolto dalla circolazione. Sì, ma altri invece, non sì. Il Ritalin, altri che continuano a essere commercializzati in italiano, mentre invece in giro per il mondo è stato tutto ritirato e anche penalmente sanzionato più volte. Certo, sul Prozac e sul Ritalin io avrei moltissime cose da dire, al momento mi limito semplicemente a questo. Hanno inventato, attenzione, un deficit di attenzione iperattivo. Cosa significa? Significa che i bambini iperattivi, molto agitati, eccetera, non riescono a concentrarsi. Sono curati su consiglio dell'insegnante con questi psicofarmaci. Ma, signori miei, cosa può fare un bambino lasciato da solo in una stanza piena di giochi? Ha lasciato dai genitori, quali ovviamente durante la giornata non ci sono, e lasciato a guardare delle televisioni molto violente, violentissime. Che cosa possono essere se non diventare iperattivi? E allora è tutto un giro di questo genere e le battaglie che gli psicologi stanno conducendo, e con questo chiudo, la battaglia che gli psicologi stanno conducendo è una battaglia perdente, perché l'industria paga i Massimo Napoletano e i medici scolastici. Mio zio ce ne aveva due. Allora, dillo dopo. E con questo chiudo, perché sono venuti degli amici. Arrivederci. Ciao ragazzi, sempre. Ne riparleremo altre volte su questo argomento. No, anche.